Mattoncini Lego e dadi. È attraverso questi due giochi di gruppo che stamani 22 studenti delle classi quinte fra Istituto Buzzi e Marconi hanno imparato ad affrontare un colloquio di lavoro valorizzando se stessi. È uno dei laboratori della terza edizione di È di moda il mio futuro, il progetto di orientamento verso le professioni del mondo della moda organizzato da Confindustria Toscana Nord. Grazie alla collaborazione con G Group, che si occupa di selezionare il personale per le grandi aziende, i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco, sperimentando le proprie capacità di comunicazione, resistenza allo stress e leadership. Interagiscono fra di loro, cercano con i vari indizi che hanno a disposizione di trovare la soluzione giusta, si confrontano e questo serve per capire se qualcuno di loro ha una leadership, se hanno capacità organizzative, le stesse capacità manuali, eccetera. Gioco dei dadi, stesso discorso. Partendo da alcune parole che sono presenti sui dadi, poi devono raccontare una storia. Quindi sostanzialmente si va sulla creatività. Io mi sento più uno che esegue gli ordini, però anche posso che riesco a contestare gli ordini, nel senso se non mi torna una cosa la dio facilmente, non mi fa problemi. A me piace molto l'idea di lavorare in un gruppo, fare team con altre persone anche più grandi e relazionarsi comunque a persone che hanno esperienza sul campo e che ti possano insegnare il lavoro che io vorrei svolgere, che è appunto quello di perito tessile. Oltre alla partecipazione alla costruzione di un monumento con i mattoncini colorati e all'inventiva legata ai dadi figurati, ogni ragazzo ha effettuato una simulazione di colloquio di lavoro. Lezione utilissima per il prossimo futuro. Mi ha spiegato come parlare a un imprenditore, come rivolgermi, se muovermi parecchio, stare più fermo, come vestirmi, cose che comunque diciamo, uno può pensare siano basilari, ma in realtà tante volte non è così, cioè perché a volte vedi delle persone magari si presentano vestiti non adeguati. No, spero di essere un leader nella vita, io, insomma, mi piacerebbe, via.